Da una parte la nuova sede provinciale di Casa Pound Italia in via Mazzini accanto alla chiesa, dall'altra a poche centinaia di metri in via Galilei davanti alla scuola, quasi 300 attivisti di rete antifascista, ANPI, ragazze dei centri sociali e altri movimenti. È stata grande protesta sabato 1 settembre nella frazione di San Vigilio a Concesio per l'apertura della sezione rinomata per diffondere idee di estrema destra. In un paese blindato, tra serrande abbassate e negozi chiusi per paura di violenze, la contestazione partita in settimana dal web si è trasferita in piazza. È un'organizzazione che da alcuni anni è presente sul territorio provinciale per contrastare il radicarsi delle cosiddette nuove destre. Per noi è stata una sorpresa apprendere che in questa piccola frazione, San Vigilio di Concesio, si stava per aprire ed inaugurare una sede di questa associazione. La nostra preoccupazione qui a San Vigilio è uguale alla preoccupazione che abbiamo in tutte le zone del territorio dove si aprono sedi di questo tipo, perché queste associazioni sono portatrici di valori profondamente negativi, valori che contrastano con i principi di libertà. Durante la protesta pacifica ci sono stati attimi di tensione dovuti a parole di troppo e slogan politici tra le due fazioni, ma l'imponente schieramento di polizia e forze dell'ordine e la forte pioggia hanno bloccato altre violenze. Il movimento di ispirazione neofascista però si smarca da ogni accusa di razzismo e xenofobia e anzi vuole proporre nella nuova sede incontri sulla crisi economica e assistenza fiscale. La protesta degli antifascisti che vogliono chiudere la sede sembra non finire qui e da Via Galilei lanciano un messaggio. Continueremo a venire a San Vigilio.